Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. È veramente tanto tempo che non giravo e questo sarà uno dei pochi video che voi vedrete a brevissima distanza. Credo di mettervelo nel giro di 2-3 giorni, non di più, perché poi ho preso una piccola decisione e metterò ancora un vecchio video prima della fine di luglio, che non vi anticipo qual è per non rovinarvi la sorpresa, e poi sospenderò un momentino perché sinceramente sto vedendo che con le vacanze un po' tutti ci stiamo rimettendo. Non chiudo il canale, si tratta solo di un paio di settimane. Comunque preferisco tenere le cose belle per un momento dell'anno in cui un po' tutti mi vedrete. Ma bando alle ciance, ho voluto far subito questo video perché sarà molto estivo, quindi non mi sembrava il caso di farlo tipo a settembre, insomma. Si tratta del tag dei gelati, che non ho ben capito se è stato creato soltanto da Stellina Stars 80G oppure da Stellina Stars 80G e Roxy Lady. Quindi io nel dubbio ve le nomino tutte e due. Sono stato taggato dalla piccola e dolce Buddy. In realtà avevo montato questo video, ma siccome non era ancora pubblico e siccome ci tenevo ad aiutare un canale che merita, mi sembrava doverosa una piccola menzione, quindi passate tutti dal canale di Buddy, di cui vi lascio comunque il link in descrizione. Siccome mi sono perso un po' a chiacchierare, partiamo subito con le domande. Che gusto di gelato preferisci? Chi mi segue da un po' già lo sa, non c'è cosa più buona del gelato, ma al mango, soprattutto in tema di gelati. Preferisci gelati confezionati o in gelateria? Mangio tutti e due, però se è certo che sono portato a scegliere, mi faccio una passeggiata, vado in gelateria. Quanti gelati mangi a settimana? Questa è cattiva perché fino a questo momento, da quando è entrata l'estate, ancora non ci sono riuscito. Gelato che odi? Nessuno. Gusto di gelato che non hai mai provato? Se non l'ho mai provato, ragazzi, ogni gelateria ha la sua fantasia. Cono o coppetta? Coppetta per comodità. Mangi il gelato tutto l'anno o solo in estate? Mangio il gelato tutto l'anno. Magnum o cornetto Algida? Magnum, possibilmente al cioccolato bianco o anche al caramello. Gelato al cioccolato o fragola? Fragola, assolutamente. Il tuo gelato preferito? Ma veramente l'ho già detto nella prima domanda. Quindi mango. Dai un voto al tag, io do un 8 perché c'è una piccola ripetizione e poi la cosa dei gelati a settimana è abbastanza surreale, insomma. Però 8. Taggo Sontina F. Ciao Caterina, spero che ti piaccia questo tag. E poi volevo taggare due nuove iscritte perché di solito ci viene più naturale taggare quelli che ci seguono da più tempo, ma io voglio fare questa eccezione. Voglio taggare Mamma Anna e Crystal. Ora, ho parlato un po' veloce perché in realtà il video non sarebbe finito. Il 17 luglio ho fatto un nuovo tatuaggio. Ora, così non si vedrà niente sicuramente, per cui vi posto una foto adesso. Questo tatuaggio sarà sicuramente riconosciuto dai Potterheads. È una piuma che scrive Always, che è una delle frasi portanti della saga di Harry Potter, delle affermazioni portanti. In realtà per me ha un doppio significato, l'ho voluto anche dedicare sia ad Harry Potter appunto, sia ad un ricordo indelebile della mia nonna che ci ha lasciato nel 2012. Non so perché ho detto la mia nonna, che non è corretto affatto, ma vabbè. Volevo approfittare appunto per mostrarvelo e per sapere se, diciamo, entro l'anno prossimo, se riuscirò a fare tutti i piercing che voglio fare, sareste interessati a un video aggiornamento dei miei piercing e tatuaggi, qualora ci riuscissi. Quindi cominciatemelo a dire qui sotto nei commenti e poi così io mi regolo di conseguenza. Vi
Bene, il video è finito, io vi ringrazio se mi avete guardato fino a qui, vi invito se non siete iscritti a iscrivermi al mio canale e ad attivare la campanella per non perdere i prossimi video, vi saluto e ci vediamo presto con un video già girato, ma ci vediamo presto con l'ultimo video di luglio. Ciao!